Buongiorno a tutti, gentili telespettatori di Toscana TV e Firenze TV, ben trovati a Refresh, le notizie di oggi, gli approfondimenti del giorno. Buona giornata ad Andrea Vignolini, chiedo scusa per la voce, ma oggi ovviamente proseguiremo con la nostra puntata di Refresh nonostante le condizioni vocali. Allora, partiamo subito con le notizie di oggi, in questa prima parte i titoli del giorno. Il Corriere della Sera, l'apertura, nomine Rai, lo scontro e le dimissioni, scelti i direttori dei notiziari, CD. Ha diviso la presidente Soldi contraria, intanto Lucia Annunziata decide di lasciare l'azienda. Politica e TV, Chiocci al TG1, Preziosi al TG2, Orfeo al TG3, lettera della conduttrice, sbagliato l'operato del governo, spiega il quotidiano Corriere della Sera, ovviamente riportando la notizia e la lettera di dimissioni di Lucia Annunziata. Poi l'operazione da 325 milioni, questa è un'operazione importante che riguarda ITA Airways, Lufthansa entra con il 41%, Lufthansa compra ITA, il ministro dell'economia Giorgetti, sciolto il nodo per l'amministratore delegato della compagnia aerea tedesca Spohr, è una scelta vincente per tutti. E poi invece la questione che riguarda la ministra Colonna in Francia, sbarchi serve agire insieme. Sui migranti Parigi ha una sola linea, dice la ministra degli esteri francese Colonna, l'Italia è un paese amico e per arginare gli sbarchi bisogna agire insieme. E poi la giornata di ieri in Emilia-Romagna, l'alluvione, gli aiuti, von der Leyen, l'Unione Europea è con voi, Giorgia Meloni, Ursula von der Leyen e Stefano Boccini nella foto ovviamente durante la visita di ieri. A centropagina invece 100 anni di Kissinger è ancora il più lucido di diplomatico americano che ha orientato le svolte del Novecento. Andiamo avanti anche con gli altri titoli, ovviamente sulle prime pagine di oggi, lo facciamo con il quotidiano La Repubblica e con le notizie del giorno. L'apertura riguarda in questo caso le nomine Rai. Tele Meloni è il titolo di apertura. La maggioranza insedia i suoi uomini alla guida di Reti e TG della TV pubblica. L'astensione dei 5 Stelle permette le nomine. Lucia Annunziata lascia la Rai. Non condivido l'operato del governo. Schlein protesta. Calpestato il pluralismo. E sul PNRR la lista dei progetti tagliati dalle mense scolastiche agli asili. Intanto l'intervento vista al governatore Bonaccini, bisogna ricostruire, parlare di consenso è deprimente, scrive ovviamente Giovanni Egidio in questa intervista al governatore dell'Emilia-Romagna. Sempre sulla prima pagina del quotidiano La Repubblica si parla anche della strage dei Giorgofili. Giorgofili, il mistero sulle stragi che resiste da 30 anni. L'articolo di Lirio Abate, oggi l'iniziativa di Repubblica a partire dalle 18:15. Ma oggi iniziano ovviamente tantissime celebrazioni per ricordare i 30 anni della strage di via dei Giorgofili. Poi ovviamente le leggeremo tutte all'interno dei quotidiani. Andiamo avanti con il quotidiano La Nazione e ovviamente i titoli del giorno. Eccola qua, alluvione caccia i fondi per ricostruire, il titolo sulla prima pagina, stato di emergenza in alcune zone di Toscana e Marche, Meloni, ora troviamo i soldi, il commissario, prima ci sono i funerali, la Presidente della Commissione Europea a Cesena, vi dico Timbota, resistete, l'intervista al governatore del Veneto Zaia, assicurazione stato privati, anticalamità. E poi sempre sulla prima pagina del quotidiano, vedete la nazione, l'Europa c'è, la Premier Giorgia Meloni con un Ursula von der Leyen e il governatore dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Allora, restiamo sempre sulla prima pagina della Nazione perché c'è anche un'intervista a Silvio Berlusconi. Torna in forze, pronto a fare la mia parte, spiega il leader di Forza Italia. L'alluvione dell'Emilia-Romagna, il governo è intervenuto con assoluta rapidità e con adeguate risorse. Ora l'importante è che la burocrazia non allenti la ricostruzione. Così la prima pagina della Nazione. Andiamo avanti con la prima pagina del quotidiano Il Tirreno, le notizie che arrivano da Firenze, Far West alla stazione, in Santa Maria Novella è sempre più allarme per le rapine, terza aggressione in 10 giorni, fermati i responsabili, uno è minore. E poi sulla prima pagina del Tirreno, la notizia che arriva da Livorno, carabiniere dà un calcio in faccia all'arrestato, a Livorno metodi violenti contro un uomo, l'arma non sono i nostri valori, lo giudicheremo. E vedete due fermi immagini.
l'immagine del video che ritrae il carabiniere, il calcio in faccia e il bloccaggio a terra. Sempre sulla prima pagina del Tirreno, una notizia che arriva da Prato, autolinee dall'addio ai colori, numeri sui bus. Prato, dopo 20 anni, e le LAM cambiano pelle, una cosa inutile per gli stranieri e i daltonici. Andiamo avanti sempre con le prime pagine di oggi, siamo sul quotidiano Libero. Fuori due, mezz'ora in meno, dopo Fazio, pure l'Annunziata lascia la RAI, non condivido nulla di questo governo. E Lucia Annunziata decide appunto di lasciare la RAI, il titolo di Libero è emblematico, la trasmissione si chiama Mezz'ora in più, Libero titola Mezz'ora in meno. Andiamo avanti con il giornale, le toghe ignoranti, le polemiche sul CSM, gaffe, errori in latino e strafalcioni giudiziari, così il concorso per magistrati è una farsa. Andiamo anche sul Fatto Quotidiano, ecco le foto mai viste delle bombe 1993-1994, e c'è proprio, vedete sulla prima pagina, una foto dell'esplosione all'Accademia dei Gergofili, 30 anni dopo l'eccidio di Via dei Gergofili a Firenze. Domani un inserto, il Fatto Quotidiano inizia a pubblicare, domani continua su 4 pagine, gli scatti inediti delle mattanze politico-mafiose di Firenze, Milano e Roma. Andiamo anche sulla prima pagina della Verità, Monti e l'Unione Europea chiedono più tasse, la Schlein esegue, alziamole, la Commissione suona la solita musica, riformate il catasto, l'ex premier invita la Meloni a ricattare l'aula sul MES e rimprovera la sinistra di non tifare per un fisco più pesante, e il neo segretario scodinzola su successione, rendite finanziarie e immobiliari carico troppo basso. Questo spiega ovviamente la neo segretaria del PD Elly Schlein. A centropagina, RAI, altro giro, altro regalo, l'Annunziata molla in odio al governo, così la Verità sulla prima pagina di oggi. Adesso è il momento di ripercorrere tutto quello che è accaduto il 26 di maggio grazie all'almanacco di oggi. Buona giornata con l'almanacco Barbanera. Oggi è il 26 maggio, si ricorda San Filippo Neri. Il nome Filippo deriva dal greco Philippos, composto dal verbo philein, amare, e ippos, cavallo. Può essere tradotto come amante dei cavalli. Dice il proverbio, adatta ai complimenti, ai luoghi e ai momenti. Sono nati oggi Mike Bongiorno, Nicola Piovani, Luca Toni. Il 26 maggio 1805 Napoleone viene incoronato re d'Italia nel Duomo di Milano. Sarà l'ultimo dei sovrani italiani cinto con la corona ferrea, una tradizione che durava fin dal regno longobardo. Nel 1805 esce a Londra Dracula, il romanzo di Bram Stoker con protagonista il celebre vampiro, figura ripresa poi da un numero pressoché incalcolabile di opere di fantasia letterarie e cinematografiche. Infine, il 26 maggio 1994, il telescopio spaziale Hubble fornisce la prova dell'esistenza dei buchi neri, che fino ad allora erano stati solo teorizzati, ma mai veramente osservati. Alessandro Magno ha detto, nulla è impossibile per colui che osa. Arrivederci da Barbanera dal 1762, l'almanacco più amato d'Italia. E adesso è il momento della rassegna stampa sportiva, partiamo dal Corriere dello Sport Stadio. Noi più forti, sono le parole di Italiano che spinge la Fiorentina. Prendiamoci la Conference, confronto fra il tecnico e la squadra in vista del West Ham con la finale a Praga della Conference League. C'è un ordine, cancellare la delusione legata alla Coppa Italia a Praga con la giusta consapevolezza, spiega Francesco Gensini. Potere di una sconfitta che, a dirla già così, potrebbe far storcere la bocca perché richiama qualcosa di negativo, come solo può essere una finale persa. Dove sì, i complimenti e gli attestati di stima fanno sempre piacere, fanno capire l'importanza di quanto comunque fatto, ma quello che conta davvero è conquistare il trofeo, la Coppa Italia in questo caso. Eppure fin dai minuti successivi al triplice fischio di Irrati negli spogliatoi dell'Olimpico, dove delusione, amarezza, puntini e tutto quello che ne consegue, spiega Francesco Gensini, si pensa già alla finale di Conference contro il West Ham a Praga il prossimo 7 giugno. Andiamo avanti anche con il titolo della Gazzetta dello Sport, eccolo qua, che invece è incentrato sull'Inter, trionfatrice della Coppa Italia. Datemi il PEP, è il titolo della Gazzetta dello Sport, con Inzaghi e il sogno Champions. Inter in missione City perché il tecnico ci crede, Lautaro è lanciatissimo, Lukaku insidia Dzeko, ma domani con l'Atalanta c'è il quarto posto da blindare. E poi ovviamente le notizie che riguardano anche la Juventus, rischio grosso, ciao Superlega,
Lega o euro stangata per quanto riguarda la Juve, l'UEFA avvisa il club bianconero. E poi a centropagina, 3-2, Thomas Rogliec la resa dei conti sulla salita mito, perché in Val di Zoldo vince Zana, campione italiano, e si stacca Almeida. Ma ovviamente continua il Giro d'Italia con tutte le sue emozioni, con tutta la passione della Corsa Rosa. Ci fermiamo per dare lo spazio alla regia, torniamo tra poco con tutte le notizie di oggi a Refresh su Toscana TV e Firenze TV. Restate con noi. La vostra storia è anche la nostra e quella di tutti gli aspiranti chef. Per questo alla Coop ci sono i prezzi pop. Sulle grandi marche, grandi sconti su tanti prodotti a scelta, come i salumi Negroni scontati del 50%. La Coop sei tu. Esplorare nuovi territori, questa sono io. Il coraggio di raccogliere le sfide e cambiare le mie abitudini. Con Astra ho scelto una vita senza sprechi. Luce green da fonti rinnovabili, il calore naturale per la mia casa e fibra per lavorare con le mie connessioni a distanza. Tutto questo si chiama scelta pura ed è per ognuno di noi. Cambiamo insieme. Ehi Astra, accendi la luce. Sono iscritto in Fiamma per essere consapevole dei miei diritti e farli valere. Perché la condivisione e l'unione di coscienze hanno un valore immenso. Perché il senso civico è al centro della nostra battaglia. Sono iscritto alla FIOM perché mi piace stare dalla parte giusta. Perché insieme possiamo fare di più. Ho scelto la FIOM per difendere i miei diritti e dare voce alle mie paure. Perché lotta, resistenza e ostinatamente antifascista. Campagna di tesseramento FIOM CGL. Unisciti a noi. Firenze Alert è il servizio del Comune di Firenze che ti informa su situazioni di emergenza e di pubblica utilità. Firenze Alert ti avvisa con una telefonata su fisso o mobile su criticità dovute a fenomeni meteorologici gravi come forte vento, pioggia abbondante e temperature molto elevate o ad altri eventi di impatto sulla città come rilevanti modifiche alla viabilità. Il servizio è gratuito e puoi annullare l'iscrizione in qualsiasi momento. Vai su firenzealert.it e compila il modulo online. Scegli ancora di donare il tuo 5 per 1000 ad Humanitarian Help for Poor People Onlus, che da oltre 20 anni aiuta le popolazioni più povere del mondo. Il tuo aiuto. Propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale. Eccoci qua, gentili telespettatori di Toscana TV e Firenze TV, di nuovo ben trovati a Refresh. Buona giornata a tutti da Andrea Vignolini. Proseguiamo con la rassegna stampa dopo aver letto le prime pagine di oggi e i titoli. Siamo all'interno dei quotidiani, a pagina 2 del Corriere della Sera, che si occupa delle nomine Rai. Rai, nomine con il consiglio di amministrazione spaccato, spiega il Corriere della Sera, e c'è l'addio di Annunziata. Scelti i direttori dei TG, la presidente vota no, la conduttrice non condivido il modo di intervenire del governo. Alla guida delle testate TG1, TG2 e TG3, al TG1 Gianmarco Chiocci, l'esterno, la novità in Viale Mazzini, al TG2 Antonio Preziosi, a lungo in radio vicino al Vaticano, al TG3 resta invece Mario Orfeo, perché è di fatto una conferma. Dal 2020 il giornalista era già al timone del telegiornale della Terza Rete. In Rai Orfeo è entrato nel 2009 e non soltanto ha messo a segno il record di aver diretto tutti i TG dell'azienda, ma
ma ne è stato anche direttore generale. Un periodo breve, una manciata di mesi, ma sufficiente per aggiungere un'altra voce al suo curriculum nella TV di Stato. Andiamo avanti sempre all'interno del Corriere della Sera, pagina 8, von der Leyen in visita nelle zone del disastro, attiveremo i fondi europei. Il volo in elicottero con Meloni, poi il viaggio a Cesena tra gli sfollati. Caso Bonaccini, la Premier irritata anche con i governatori di centrodestra. Intanto serviranno 3 mesi per una ricognizione precisa, poi arriveranno gli aiuti comunitari. Ancora, ovviamente, per quanto riguarda il Consiglio dei Ministri, c'è una notizia che riguarda le Marche e la Toscana, dove lo stato d'emergenza è stato riconosciuto nei comuni colpiti e sono stati stanziati 8 milioni di euro. In particolare questo per quanto riguarda l'Alto Mugello, dove, lo ricordiamo, nell'Appennino e in particolare nel comune di Marradi, come ci ha detto lunedì il sindaco, si sono verificate 70 frane, ma la situazione ovviamente delle frane nei comuni dell'Alto Mugello, Palazzuolo, Sulzenio, Firenzuola, Marradi, rimane ovviamente attenzionata. Adesso è stato riconosciuto lo stato di emergenza. Ieri una grandinata improvvisa nel comune di Impruneta, alle porte di Firenze, lo vediamo ovviamente all'interno del quotidiano La Nazione, ha complicato non poco ovviamente la situazione del maltempo. Eccoci qua, vedete, chicchi di grandine come uova, siamo all'interno della Nazione, bomba d'acqua devasta Impruneta, il sindaco Lazzarini è stato davvero impressionante, si sono registrati molti danni alle vetture in sosta e vedete nella foto una delle strade più colpite dalla bomba d'acqua di grandine che si è abbattuta ieri su tutta Impruneta, con Piazza Buondelmonti, vedete, dopo l'evento, e ovviamente c'è chi libera la piazza dalla grandine. Siamo pronti proprio per vedere il servizio di Toscana TG sulla situazione dell'allerta meteo in Toscana e della grandine ieri a Firenze. È il numero 2, regia. Il governo, attraverso l'estensione dell'area di emergenza nazionale anche ai comuni dell'Alto Mugello, annunciata oggi dal ministro alla protezione civile Nello Musumeci, ha dimostrato un'attenzione e una velocità di intervento tutt'altro che scontate. Così, in una nota, gli esponenti di Fratelli d'Italia, la senatrice Simona Petrucci, il deputato Fabrizio Rossi, coordinatore regionale della Toscana, e il senatore fiorentino Paolo Marcheschi. Intanto per domani nell'Alto Mugello è stato esteso il codice giallo per l'intera giornata. Noi abbiamo Firenzuola, Palazzuolo Sulzenio, Marradi, che in tutto avranno più di 200 frane e molte di queste sono l'espressione del fatto che se l'acqua in pianura ristagna sui monti ha generato delle tali trasformazioni del territorio con smottamento, frani, spostamenti di vere e proprie pezzi di montagna che ancora sono in corso, e non è mica il danno dei 50 metri di strada che slitta. Per fare quella strada invece che 50 ne dovremmo fare 500 e consolidarla il doppio di come era consolidata prima. Il maltempo continua a fare danni. Oggi nel Fiorentino una grandinata ha colpito le coltivazioni nelle colline, vigneti compresi. Ha ammaccato i frutti e troncato i rami delle viti. La caduta della grandine nelle campagne, spiega Coldiretti Firenze, è la più dannosa in questa fase stagionale per le perdite irreversibili che provoca alle coltivazioni. In questo anno sono già stati 7 gli eventi estremi. Adesso ritorniamo ovviamente in Emilia Romagna con una notizia che riguarda quello che si trova sulle strade, perché sulle strade ci sono 100.000 tonnellate di rifiuti. Lo spiega a pagina 10 il Corriere della Sera, i detriti da smaltire sono pari a quelli prodotti in 10 mesi, al lavoro notte e giorno 250 mezzi e circa 1.000 addetti. E vedete a Faenza un parcheggio che è stato trasformato in deposito di rifiuti, c'è di tutto, dai mobili agli elettrodomestici, dai materiali aziendali a quelli agricoli. La foto aerea spiega benissimo ovviamente quello che si sta verificando. Ammassati fuori dalle case, frigoriferi, divani, armadi, si moltiplicano i cimiteri delle auto, perché poi c'è anche tutta questa vicenda. Andiamo avanti sempre con i titoli dei quotidiani di oggi, siamo all'interno del Corriere della Sera e restiamo sul tema dell'Emilia Romagna. Vedete, idrovore anche dall'estero, la corsa per liberare i paesi dall'acqua stagnante. I vecchi sistemi di pompaggio non bastano più, a Conselice in provincia di Ravenna parte la vaccinazione contro il tetano. E poi vedete
una situazione ovviamente che riguarda proprio la situazione delle località ancora allagate tra Ravenna e la provincia di Bologna. Quali sono? Vedete, oltre a Conselice, Alfonsine, Lugo, Fornace Zarattini, che è alle porte di Ravenna, e Villanova di Bagnocavallo, mentre in provincia di Bologna ci sono Medicina e Selva Malvezzi e La Motta. Queste sono ovviamente le località che ancora sono allagate in Emilia Romagna. Andiamo avanti sempre con i titoli che riguardano la cronaca, perché si parla in questo caso del delitto di Garlasco. Vi ricorderete Alberto Stasi, un lavoro fuori dal carcere esce ogni giorno da 4 mesi. Delitto di Garlasco, finora Stasi ha scontato 7 anni su 16, l'impegno a risarcire 700.000 euro. Vi ricorderete la vittima Chiara Poggi, impiegata di 26 anni, laureata in economia, fu uccisa a Garlasco nella villetta di famiglia il 13 agosto del 2007. Secondo i giudici è stato il suo fidanzato Alberto Stasi ad ucciderla. La condanna avviene il 12 dicembre del 2015, ma lui non ha mai confessato, questo spiega il quotidiano Il Corriere della Sera. E poi chiudiamo con la prima parte di rassegna stampa del Corriere della Sera con questa intervista a Alberto Zaccaroni, che ha compiuto 70 anni il 1 aprile scorso, mentre era ancora ricoverato in ospedale. Dalla caduta al coma, un mese che non ricordo, mi sveglio, che ci faccio qui? Zaccaroni: ho un deficit con la memoria breve, ma riparto. Sul calcio, dice, ho ricominciato a vedere le partite in TV. L'Inter in gara unica può farcela. E ovviamente è la prima intervista che Zaccaroni rilascia dopo ovviamente l'incidente del domestico del 10 febbraio scorso, e dice: cosa ricorda di quel venerdì pomeriggio? Nulla, so solo quello che mi ha raccontato mia moglie, che era a casa con me a Cesena, a Cesenatico. Lei era al piano terra, io stavo verosimilmente scendendo le scale e sono scivolato, sono ruzzolato per 8-10 gradini. Lei è accorsa perché ha sentito le mie urla, avevo battuto la testa. Puoi immaginare il suo spavento. È riuscito a ricostruire il motivo della caduta, poiché c'era la cagnolina di Luca, mio figlio, si pensa che l'avessi in braccio e mi sia proteso in avanti per proteggerla dal tonfo. Quindi non riesce nemmeno a rievocare i momenti successivi, ma no, Fulvio ha chiamato il 118, mi hanno portato di corsa all'ospedale Bufalini di Cesena, dove sono stato ricoverato in terapia intensiva. Mi hanno sedato, non ero vigile. E poi racconta: la famiglia è stata la mia forza, le infermiere mi hanno riferito che sono un paziente ribelle, mi agitavo e mi strappavo i tubicini. Ho perso 2 diottrie e un occhio, per ora non posso riavere la patente, faccio lunghe passeggiate per il tono muscolare. Prima era un hobby, ora devo, spiega Alberto Zaccaroni, intervistato oggi dal Corriere della Sera. Andiamo avanti con i titoli all'interno del quotidiano La Repubblica. Qua si parte ovviamente dalle nomine RAI, quella che Repubblica definisce la nuova lottizzazione. Nuovi direttori, nasce Telemeloni e Annunziata lascia l'azienda. Via libera alle designazioni in consiglio di amministrazione. Chiocci, quota Fratelli d'Italia al TG1, Preziosi col timbro di Forza Italia al TG2, Orfeo confermato al TG3, Vianello esiliato a San Marino. Voto contrario della Presidente Soldi, il Movimento 5 Stelle si astiene, spiega il quotidiano La Repubblica. E poi c'è una curiosità che riguarda la Corte dei Conti del Lazio, che apre un'inchiesta sulla sede RAI di New York, le spese sospette nella sede di New York. Nei bilanci 2014-2021 mancherebbe all'appello circa 1 milione di euro, è il presunto ammanco per gli anni 2014-2021 sulla quale sta indagando la Corte dei Conti. E poi in retroscena il personaggio di Giovanna Vitale, l'addio di Lucia Annunziata al Fortino, non rimango qui da prigioniero politico. L'ex direttrice abbandona il programma in mezz'ora e si dichiara in rotta con questo governo, l'ipotesi elezioni europee per Lucia Annunziata. Poi andiamo invece a occuparci della visita ieri di Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione Europea, in Emilia Romagna. Premier contro governatori e stampa: pensate ai commissari, io trovo i soldi. Questo ha spiegato la Meloni a proposito delle polemiche ovviamente sul commissario per ovviamente la ricostruzione dell'Emilia Romagna. Alla Presidente del Consiglio: avremo bisogno di un occhio di riguardo dell'Unione Europea sui fondi. E poi vedete la curiosità che riguarda a Cesena il bagno di folla per Ursula, la Presidente europea loda gli angeli del fango e usa il dialetto romagnolo, timbota, tenete botta, Ursula von der Leyen nella foto a Cesena ieri, la sua giornata. E poi
l'intervista al governatore dell'Emilia-Romagna Bonaccini. La priorità è la ricostruzione, deprimente se si discute solo di consenso. Vedete ovviamente Giorgia Meloni poi all'arrivo ovviamente nei luoghi dell'Emilia-Romagna con Ursula von der Leyen e il governatore Bonaccini. Andiamo avanti con i titoli del quotidiano La Repubblica, che ci portano sempre al dramma dell'alluvione. Siamo a pagina 6, in Romagna le idrovore da mezza Europa, portare via tutta l'acqua sarà un'impresa. Sono in azione per liberare strade e campagne, devono rimetterla in canali e fiumi superando la forza di gravità. Le piogge, vedete, per questa alluvione sono piovuti 350 milioni di metri cubi d'acqua, è come se 11 bacini di Radricoli, il lago che rifornisce l'Emilia Romagna di acqua potabile, fossero caduti assieme nell'area colpita. Le più grosse di queste idrovore sono imponenti, vengono trasportate coi camion e poi smontate, hanno bisogno di 25 uomini per essere installate, e adesso però il punto difficile è proprio questo. E poi c'è una storia che riporta il quotidiano La Repubblica. Nel weekend ho scelto di aiutare gli sfollati e sono stato licenziato, la storia di Marco, rider e studente di Vicenza. Ho detto al titolare della pizzeria dove lavoro che sarei andato 2 giorni a spalare fango e mi ha risposto: sei un buffone, troverò qualcun altro. Questa è la storia ovviamente di questo studente universitario 24enne, Marco Santa Caterina di Vicenza. Andiamo avanti, sempre all'interno del quotidiano La Repubblica, con il PNRR, meno mense e asili, aumentano i fondi agli alloggi universitari. I ministri hanno presentato la revisione dei loro progetti, poi il piano andrà all'Unione Europea, la Corte dei Conti parla di un'attuazione vischiosa. È comunque il PNRR a dominare il dibattito dopo le raccomandazioni di Bruxelles. A Festival dell'Economia di Trento il commissario europeo agli affari economici Paolo Gentiloni ha spronato l'Italia a fare bene e presto. Questo perché il problema non è denunciare i ritardi, ma evitare che si producano. Andiamo avanti sempre con i titoli del giorno. 1993, l'anno buio della Repubblica, un mistero che resiste da 30 anni. Il 27 maggio la strage di Via dei Gergofili a Firenze inaugurò la stagione delle bombe mafiose contro i monumenti. Per quell'attentato sono stati condannati gli esecutori e chi li armò, ma la caccia ai mandanti occulti non si è mai fermata. E poi vedete stasera in Piazza della Repubblica, della Signoria, un evento per non dimenticare, organizzato da Repubblica e dal Comune di Firenze. E poi c'è una intervista a una sopravvissuta, Danielle Mosca, che oggi ha 65 anni, fuggì in vestaglia sul tetto e sento ancora le urla di chi morì tra le fiamme. Per anni non sono neanche riuscita a parlarne in pubblico, mi veniva da piangere. E ancora oggi ripensare all'esplosione della bomba di quella notte, alle fiamme che salivano dall'appartamento sotto al mio, ai muri crollati, mi fa molto effetto. Per chi lo ha vissuto non cambia quanto tempo è passato, non si può dimenticare. Questo è il racconto ovviamente di Danielle Mosca. E ovviamente l'intervista è tutta da leggere. Dice: cosa fece quella notte? Riuscì a salire fino al tetto, dove ormai non c'erano più le tegole. Gridavo, nessuno rispondeva. Non scorderò mai le urla di Dario mentre moriva e chiedeva aiuto. Rimasi a lungo là sopra, dove ogni minuto sembrava un'eternità. Temevo di morire tra le fiamme che salivano. Pensai di buttarmi giù in strada, ma erano 4 piani. E poi ricordo la voce di un uomo, mi ripeteva di continuare a parlare. Fece alcuni passi finché mi disse: si butti, la prendo io. Così mi ritrovai tra le braccia di un carabiniere in vano scale, mi portò fino in strada, poi mia sorella mi accompagnò al pronto soccorso. Più volte ho ricercato quell'uomo per ringraziarlo senza mai trovarlo. Questa è la storia di Danielle Mosca, ovviamente una storia incredibile di come si è tratta in salvo dalla notte di Via dei Gergofili. Andiamo avanti sempre con le notizie che riguardano ovviamente la Toscana, lo facciamo anche con l'edizione locale del quotidiano La Nazione. Arriviamo ovviamente all'interno delle pagine, siamo al tema delle frane in Mugello. Le frane del Mugello, riconosciute da Roma nel decreto di urgenza, danni per 80 milioni. Il presidente della Toscana Giani: obiettivo raggiunto, è stata modificata la carta geografica di quei luoghi e ci sono ancora frazioni dove si arriva con l'auto. Un'intervista di Luigi Caroppo al governatore Giani: facciamo squadra senza
colori politici, non ci sono bandierine da piantare e poi la strategia commissario sarebbe necessaria per velocizzare gli interventi. Ma avete sentito anche nel servizio che abbiamo mandato in onda di Toscana TG che il governatore Gianni ha spiegato che nei comuni dell'Alto Mugello, Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio si registrano in questo momento 200 frane. Nell'intervista si spiega, a proposito dei danni, è difficile adesso fare una stima, ma si può indicare un ordine di grandezza, molto arduo, adesso bisogna indicare una cifra o un'altra, bisogna pensare che una stima approssimativa dei primi interventi più urgenti ci indica un danno tra i 70 e gli 80 milioni, solo questo per le urgenze. Andiamo avanti sempre con una notizia che in questo caso arriva dalla Toscana, la cronaca. Siamo a Poggibonsi, in provincia di Siena, cade dal secondo piano, grave un bambino di 5 anni, la mamma era fuori per fare la spesa. Era in casa con la sorellina, il piccolo, soccorso da due dottoresse che abitano vicino. Il piccolo è stato trasportato all'ospedale pediatrico Mayer di Firenze. E poi siamo invece appunto all'iniziativa al trentennale ovviamente della strage di Gergofili, l'attentato del 93, Firenze, la memoria storica, Angelo tra le macerie, i soccorritori ricordano la strage dei Gergofili, cicatrice profonda, nella sala della donanza dell'Accademia si sono riuniti tutti i volontari, consegnati diplomi di benemerenza a chi non lo aveva ritirato nel 96, la testimonianza, intorno a noi c'erano solo rovine e dolore. Poi sempre all'interno della Nazione vedete le testimonianze di tutti i volontari, Fabio Carli, volontario della Fratellanza Militare, racconta: il momento peggiore è quando ho sentito la sirena dell'ambulanza spegnersi, ho capito che per la piccola Nadia non c'era più niente da fare. Piero Pizzamano, volontario della Fratellanza Militare, con un collega caricammo sulla barella, prima Fabrizio Nencioni e poi Angela Fiume, mi tremavano le mani, continuo a pensare a quei momenti. E poi ancora l'equivoco, Alessandro Gramigni, autista di ambulanza, racconta: pensammo che il botto fosse stato causato da una fuoriuscita di gas, non capimmo subito la reale gravità della situazione e di quello che era successo. E poi lo slancio, Iuri Bruschini, volontario della Fratellanza Militare, il giorno dopo l'esplosione dissi a mia mamma che non potevo andare a scuola, presi quindi il mio giubbotto colorato e mi fiondai a dare una mano. All'incontro c'erano studenti, professori, cittadini e associazioni che prestarono aiuto in quel momento, all'incontro di ieri all'Accademia di Gergofili. Andiamo avanti ovviamente con la rassegna stampa locale, con le notizie ovviamente che riguardano in questo caso Firenze. Partiamo dalla Repubblica di Firenze, la strage dei Gergofili, il PM, cerchiamo le ultime risposte, il titolo. Il procuratore aggiunto Tescaroli, oggi all'evento in Piazza Signoria, organizzato da Repubblica e Comune, dialogo tra il direttore Molinari e il sindaco Nardella. E poi ci si occupa anche per il decreto sul caro prezzi, cantieri bloccati, Firenze e Metro Città aspettano 15 milioni. Intanto dal governo 4 milioni per il Mugello, colpito dal maltempo e frane. Ok, allo stato d'emergenza. La politica con i ballottaggi è lì Schlein a Massa, crediamo in questa sfida, ma serve un'affluenza alta. Ricordiamo ovviamente che a Massa, Pisa e Siena si voterà domenica e lunedì per il ballottaggio. Torniamo però al tema della strage dei Gergofili e del trentennale. Tescaroli, intervista al procuratore aggiunto di Firenze, dobbiamo capire perché nel 94 la mafia rinunciò alla strategia stragista. Altro aspetto da chiarire è il motivo per cui Paolo Bellini si incontrò con il boss Gioè mentre si preparava la bomba di Capaci. Questa è l'intervista ovviamente che pubblica la Repubblica in edicola oggi. E poi oggi in Piazza della Signoria, per non dimenticare, l'evento dalle 18.15 in tre atti organizzato da Repubblica con il Comune di Firenze per i 30 anni della strage dei Gergofili. Il primo sarà sulla memoria, il secondo sulle indagini, il terzo sul rischio di infiltrazioni mafiose. Il primo la memoria, il dolore delle vittime, i danni delle opere d'arte, i 14 ergastoli e l'inchiesta ancora aperta dalla Procura. E poi il dialogo tra il direttore di Repubblica Maurizio Molinari e il sindaco di Firenze Dario Nardella. Questi saranno i tre atti dell'incontro. Poi c'è questa foto molto interessante, diciamo, che risveglia anche un po' di di scontro politico, di tutto quello che riguarda il futuro di Firenze dal punto di vista delle elezioni amministrative. La foto: Saccardi del Re in maglia viola, sembrano già una squadra. Il selfie dell'ex assessora comunale, della vicepresidente della regione,
stagione con i numeri 10 e 7. Un ticket, si domanda Ernesto Ferrara nell'articolo di commento, dice: Matteo Renzi spinge il ticket, per ora probabilmente assiste divertito, ma dietro a Saccardi del Re si cementa anche un asse in consiglio comunale. Le due consigliere di Italia Viva e i due o tre consiglieri del PD insieme a Piccioli, se del Re mollasse la pretesa di correre lei sindaca, potrebbe sostenere Saccardi a primarie eventuali di coalizione. E visto il feeling romano Salvini Renzi, chissà che anche pezzi di centrodestra non tifino per l'esperimento. Questo spiega Ernesto Ferrara sull'articolo di Repubblica di oggi. Non si sa fino a che punto è fantapolitica o fino a che punto, diciamo così, può essere realtà. Questa ovviamente è la foto di Stefania Saccardi e Cecilia Del Re che assistono insieme alla finale di Coppa Italia. Intanto i tifosi viola dopo la finale con le loro reazioni nel servizio di Toscana TG, che è il numero uno. Ha giocato bene, però la squadra era più forte, l'Inter era più forte e le punte loro segna, la nostra no. Partite secche non conta l'orgoglio, non conta il blasone della squadra, 90 minuti, quindi te la giochi tutti in una partita. E secondo me siamo mancati nella squadra che vuole e è abituata a vincere. Che cos'è che è mancato in questa partita? L'attaccante che fa gol. Un po' di personalità. Purtroppo si è fatto un errore in difesa e è andata così, purtroppo. E si è sbagliato anche tanto in attacco. Un po' ingenuotti, insomma, come l'approccio della partita. E ci poteva andare meglio, diciamo, però insomma nulla da dire perché la squadra si è ultra impegnata. Anche a lei è piaciuta? Sì, molto, molto, molto. Poi uno doveva perdere. Ma si poteva fare di più, secondo me. In che cosa si doveva fare di più? Sull'1-0 bisognava, secondo me, difendere meglio il risultato, invece non siamo riusciti. Ma si poteva anche vincere se giocavano un po' meno, fatti fa due contropiedi come ci hanno fatto, insomma, si poteva arrivare anche a tempi supplementari. Come ha trovato il gol di Gonzalez? Bello. Bello. Siete orgogliosi comunque della squadra? Sì, molto, molto, perché è un campionato così, tutti dicono le andavano, siamo entrati nelle coppe, ma entrare a fare due finali, insomma, è tanta roba, ecco. Se Commisso vede queste interviste e deve capire che sì, è bello il gioco di squadra e tutto quanto, ma ci vuole anche uno che... Ci vuole un attaccante, via. Ci vuole quello che veramente la fa gol, insomma, ecco. Alla fine siete orgogliosi della squadra? Sì, diamine, diamine. Io le 80 anni sono per la Fiorentina, sì che... Le ha regalato contento. Più gioie o più dolori? Più gioia. Siete più orgogliosi o arrabbiati? No, contenti uguale, ora tanto c'è un'altra. Si vincerà quella, se non si è vinto ieri sera si vincerà quella. Io almeno ci conto. Andiamo avanti ovviamente con i titoli all'interno di Repubblica Firenze. Il decreto su Caro Plezzi blocca i cantieri e Firenze aspetta 15 milioni mai erogati. Fermi l'ampliamento del liceo Rodolico e dell'Agnoletti di Sesto, rischio stop varianti di Grassina e San Vincenzo a Torri. Al maggio non è stata pagata la ditta che ha ricostruito la scenotecnica, Palazzo Vecchio e Città Metropolitana reclamano i soldi. Tra i cantieri a rischio stop appunto c'è anche quello del liceo Agnoletti di Sesto Fiorentino. Lavori pubblici rischiano di fermarsi per il blocco dei fondi per il caro materiali stanziati dal governo Draghi e mai erogati, e questo è un problema ovviamente per quanto riguarda un impasse al Ministero delle Infrastrutture. Sempre all'interno dei quotidiani locali andiamo anche sulla prima pagina del quotidiano Il Corriere Fiorentino con tutte le notizie di oggi. L'apertura, gli aiuti di Roma per il maltempo anche in Mugello, ovviamente abbiamo già letto ampiamente, e poi la strage dei Giorgofili 1993-2023. Così Firenze rispose alla mafia nell'articolo di Antonella Mollica e poi Alessandra Bravi, Nadia e la vita immaginata dopo la bomba, il racconto. A centropagina poi la notizia che riguarda Livorno, l'arresto, poi il calcio in faccia, un carabiniere sotto inchiesta, spiega il quotidiano Il Corriere Fiorentino. Ma intanto andiamo all'interno a pagina 2 con la risposta di Firenze alla mafia, l'attentato ai Giorgofili, il risveglio della città, i ricordi di chi c'era, di chi si è salvato per miracolo, le parole dei magistrati più forti del dolore. Questa fu la reazione di Firenze
Antonio Godoli degli Uffizi, abbiamo vissuto una guerra senza essere in guerra, ma oggi possiamo dire che il tentativo di cancellare il nostro patrimonio è fallito. Maurizio Maleci dei Vigili del Fuoco, la gente ci veniva incontro verso l'area transennata, volevano avere notizie sul nostro lavoro, al bar non riuscivamo mai a pagare il caffè. E poi vedete anche le foto ovviamente di quei giorni e in particolare la manifestazione che si svolse in Santa Croce praticamente con una folla di persone, l'abbiamo visto anche ieri nel libro che è uscito con Repubblica Firenze. Andiamo avanti sempre con invece la storia di Alessandra Bravi, Nadia dopo sopravvivere al dolore, Nadia dopo la bomba, sopravvivere al dolore, ogni mattina sente nel naso l'odore dell'esplosione, suo malgrado è diventata un simbolo, storia di una fuga, di un ritorno per ripartire. E ovviamente vedete proprio la foto di Nadia Nencioni, 9 anni, i vigili del fuoco con sua sorella, la piccola Caterina di appena 50 giorni, una delle foto simbolo della strage di via Giorgofili, la pagina con la poesia di Nadia e la Torre dei Pulci, sede dell'Accademia dei Giorgofili, che fu sventrata da quell'esplosione. E poi stanotte il corteo, domani Mattarella e nel piazzale degli Uffizi l'auto su cui persero la vita Falcone e la moglie. Il momento più emozionante sarà quando il corteo, partito nella notte da Piazza della Signoria, raggiungerà via dei Giorgofili con la deposizione alle ore 1.04 di sabato 27 maggio da Corona di Alloro sul luogo dell'attentato. Tante le iniziative a iniziare dalle 18.15 e poi ovviamente anche un docufilm della strage dell'Associazione Familiari delle Vittime. E ancora domani pomeriggio la commemorazione al Palazzo Giustizia alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella. Siamo ovviamente anche al tema che riguarda Firenze, permesso ZTL scaduto, 31 multe in un mese, altre segnalazioni dei residenti, spiega il quotidiano Il Corriere Fiorentino, oltre alle sanzioni ci sono anche 465 euro di spese di notifica. E poi dal 30 maggio calcio storico, i biglietti per le semifinali in vendita, i ticket potranno essere acquistati martedì 30 maggio con orario 10-19 e mercoledì 31 maggio dalle 10 alle 18, ricordiamo ovviamente le semifinali del calcio storico con bianchi, azzurri, l'eterna sfida del calcio storico, e rossi, verdi il 10 e l'11 di giugno. Poi siamo invece ai titoli che riguardano la cronaca, rapina con coltello alla stazione, presi dalla polizia, uno a 15 anni, la vittima stava passeggiando con gli amici quando è stato aggredito e derubato alla stazione, in particolare davanti a McDonald's. Da mesi si ripetono episodi violenti e rapine, sia la questura sia Palazzo Vecchio hanno rafforzato i controlli dedicando all'area delle apposite pattuglie, le rapine vengono quasi sempre compiute da minorenni, spiega il quotidiano Il Corriere Fiorentino. E poi ancora sempre con invece quello che accade nel centro storico della città, il pullman, il bus e il carico scarico, caos nel centro UNESCO Colabrodo, piazzetta Antinori, va in scena l'ingorgo esemplare fra deroghe, permessi e furbetti. Poi ovviamente sempre all'interno del quotidiano Il Corriere Fiorentino, con il maltempo il governo estende lo stato di emergenza al Mugello, maxi grandinata in Chianti, danni agli orti e all'agricoltura, l'allerta gialla continua. Nel taglio alto vedete questa notizia che riguarda ovviamente Poggi Bonzi, l'abbiamo letta anche sulla Nazione, cade dal secondo piano a 5 anni, era solo in casa Poggi Bonzi, l'intervento della vicina e la corsa al Maier, fuori pericolo, indagata la madre, questo spiega il quotidiano Il Corriere Fiorentino, che poi riporta questa notizia di cronaca che arriva da Livorno, l'arresto, poi il calcio in faccia, un carabiniere finisce sotto inchiesta, Livorno, il video ripreso da una finestra, l'arma trasferisce il militare, massimo rigore, un ragazzo di 28 anni ha tentato di sfuggire all'arresto dopo aver rubato in un negozio, bloccato a terra dal carabiniere che lo stava manettando, è stato poi raggiunto da un calcio al volto dal secondo militare, l'autore del calcio è stato trasferito ed è sotto inchiesta, l'arresto del giovane è stato convalidato. Su questa notizia ci vediamo il servizio di Toscana TG, che è il numero 3, regia, grazie. Un uomo rapina un supermercato e viene bloccato dai carabinieri. Accade a Livorno. Quello che fa discutere però, e che è diventato virale in poche ore, è l'atteggiamento delle forze dell'ordine, ripreso in un video. Il rapinatore è a terra, in ginocchio, e gli viene sferrato un calcio al collo. Gli agenti gli stanno addosso e l'uomo sembra dimenarsi. Urla che gli fa male una gamba e i carabinieri gli intimano di stare fermo più volte. Un episodio che a molti ha ricordato un altro video girato a Milano, che riprende agenti colpire con un manganello un transessuale, segnalato perché urlava in stato di agitazione
agitazione nei pressi di una scuola e che in un secondo momento ha cercato di fuggire. Sul caso di Livorno al momento non sono state presentate denunce e oggi è scattata la convalida dell'arresto per il rapinatore. L'arma dei carabinieri, interpellata sul video, afferma che tale condotta non è assolutamente in linea con i valori dell'arma. Il comportamento del militare verrà giudicato immediatamente con il massimo rigore sotto ogni aspetto, a partire dal trasferimento istantaneo ad un incarico non operativo. E adesso ci fermiamo un attimo per dare lo spazio alla regia, torniamo tra poco con Refresh con tutte le notizie di oggi da Firenze e dalla Toscana su Toscana TV e Firenze TV. Restate con noi. Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso Roma tra Firenze Sud e Incisareggello. In A11 possibili disagi per traffico tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e tra Prato Ovest e il bivio con l'A1, tutto verso Firenze. Infibili tra la Strassigna e Firenze Scandicci, ancora una volta verso il capoluogo. Informiamo che per la giornata di oggi, 26 maggio, è stato indetto uno sciopero nazionale generale di 24 ore dal sindacato USB Lavoro pubblico e privato per tutti i settori pubblici e privato. Lo sciopero interesserà anche i trasporti nella nostra regione. Relativamente ad Autolinee Toscane, il servizio sarà garantito tra le 4.15 e le 8.14 di questa mattina e tra le 12.30 e le 14.29. Per quanto riguarda Trenitalia, lo sciopero nazionale sarà dalle 9 alle 17. In questo caso, i treni garantiti si trovano sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto. Tutto, buon viaggio. La Fondazione Sandro Pitigliani Onlus, con il sostegno economico al Dipartimento Oncologico dell'azienda USL Toscana Centro di Prato, ha consentito sin dal 1979 il perfezionamento dell'assistenza nel comprensorio e la creazione di un avanzato centro di ricerca per lo studio del cancro e il sostegno ai pazienti e ai loro cari. Nella prossima dichiarazione dei redditi, destina il 5 per 1000 alla Fondazione Sandro Pitigliani. Aiuta la ricerca applicata nella tua città per regalare un sorriso di speranza. Lustrino Shop, noleggio macchinari per le pulizie. Chiama lo 0574 19 40 524 o visita il nostro sito lustrinoshop.it. C'è un motivo per andare al Bar Valentina? No, ci sono mille motivi per andare al Bar Valentina. Dalle colazioni meravigliose alle cioccolate, ai cioccolatini, ai panini più buoni di tutta Prato, ai pranzi veloci. E poi si sa, al Bar Valentina si pagano le bollette, si sbrigano tutte le pratiche burocratiche che fanno perdere un sacco di tempo. Bar Valentina, a Prato e in via Roma tutti i giorni dalle 5.30 alle 19.30, la domenica dalle 6 alle 13. Ma che vuoi di più? Bar Valentina, seguici su Facebook. Scegli ancora di donare il tuo 5 per 1000 ad Humanitarian Help for Poor People Onlus, che da oltre 20 anni aiuta le popolazioni più povere del mondo. Il tuo aiuto giungerà sicuramente. Buongiorno a tutti, gentili telespettatori di Toscana TV e Firenze TV, ben trovati a Refresh. Buona giornata ad Andrea Vignolini, è venerdì 26 maggio 2023. Stiamo leggendo assieme le pagine dei quotidiani locali e andiamo sulla prima pagina del quotidiano La Nazione di Firenze. Vedete la fotonotizia centropagina, pagine di memoria. Oggi in regalo con La Nazione il libro per il trentennale della strage dei Gergofili, le voci, i volti, il dolore, con foto e documenti inediti. Ecco, prego la regia ovviamente di inquadrare il libro che oggi troveranno in edicola con il quotidiano La Nazione anche tutti i lettori e le lettrici. E con noi ovviamente c'è Erika Pontini, caporedattrice della Nazione di Firenze. Buongiorno, ben trovata Erika. Buongiorno a voi. Allora, cosa leggeranno coloro che oggi acquisteranno La Nazione e avranno anche appunto questo libro che avete realizzato insieme al collega Stefano Brogioni?
Leggeranno una storia drammatica, la storia dell'attentato ai Georgofili di 30 anni fa. Ma siccome la vita poi si realizza sempre meglio nel piccolo, leggeranno proprio le storie di chi c'era all'epoca, del vigile del fuoco che vediamo nella copertina del libro, Gianni Innocenti, che ebbe l'ingrato compito di recuperare il corpo della più piccola delle vittime dei Georgofili. Caterina, che morì nel crollo della Torre dei Pulci insieme alla sorellina Nadia. Leggeranno le storie della compagna di banco di Nadia, che ancora ricorda la mattina in cui arrivò a scuola e vide lo zainetto della compagna sul banco vuoto, e la maestra ebbe il compito di raccontare ai bambini quello che era accaduto durante la notte. Leggeranno anche una ricostruzione ovviamente giudiziaria, perché la Procura di Firenze, che ereditò tutte le indagini sulle stragi in continente, quindi Firenze, Roma, Milano e anche il fallito attentato all'Olimpico nel gennaio del 94, ha condannato per strage, dopo una serie di processi, 32 persone, esecutori e mandanti di mafia. E leggeranno anche le piste ancora aperte, perché sappiamo c'è un'indagine ancora in corso della Procura della Repubblica di Firenze, in particolare affidata al coordinatore della Direzione Distrettuale Antimafia Tescaroli, al procuratore aggiunto Luca Turco, sui mandanti a volto coperto, di cui parlò all'epoca lo stesso per Luigi Vigna. E tra l'altro troveranno dentro tantissime immagini, ovviamente immagini di dolore, immagini di ricostruzione storica di quello che è accaduto, immagini anche della reazione della città e poi ovviamente tutto il racconto del quotidiano una nazione di quei giorni che non si fermò mai. Sì, in queste pagine c'è anche il racconto di chi all'epoca, dei colleghi, dei direttori che all'epoca erano in prima linea. La Nazione fece un'edizione straordinaria, rimasero in redazione colleghi per 48 ore consecutive. Quindi ci sono le nostre prime pagine, ci sono le foto dell'epoca e ci sono anche tutte le fotografie inedite realizzate subito dopo la strage dalla Polizia scientifica e dai consulenti della Procura. Allora, tu oggi intervisti il colonnello del ROS, Lucio Arcidiacono, che racconta la caccia a Messina Denaro, l'operazione dedicata ovviamente alla piccola Nadia. La sua poesia Tramonto è stata la spinta ad andare avanti anche quando pensavamo di non farcela. Ti ha raccontato Arcidiacono in questa intervista che i lettori trovano oggi sul quotidiano Nazione di Firenze e racconta, dice, come l'ha riconosciuto. Dice, l'ho riconosciuto per la somiglianza con la sorella, indescrivibile quello che ho provato. È un'intervista tutta da leggere perché fa capire, insomma, come è accaduto quest'ultimo arresto eclatante. Sì, ovviamente come dice lo stesso ufficiale dell'arma, è anche un arresto non solo strategico dal punto di vista investigativo, perché Matteo Messina Denaro è l'ultimo boss di quell'epoca di stragi, l'ultimo boss stragista, quando al potere mafioso c'era la catena dei Corleonesi, ma è anche particolarmente simbolico perché era l'ultimo dei condannati anche per la strage dei Georgofili a essere ancora libero. E lui stesso mi ha raccontato che da quando arrivò al primo reparto investigativo del ROS, che è quello poi che si occupa della cattura dei latitanti, trovò questo quadretto negli uffici del ROS di Palermo, che si trovano tra l'altro in un hangar. Questo quadretto con la poesia di Nadia Tramonto, la poesia che la bambina scrisse proprio poco tempo prima di morire nell'attentato a Firenze. E insomma, il ricordo e il dovere di rendere giustizia alle vittime, anche alle piccole vittime di quell'attentato, hanno sempre dato una spinta. Ricercare una persona per 30 anni sono tanti, quindi piste abortite, indagini che poi arrivano a un punto morto. E ci ha raccontato questa cosa inedita della somiglianza con Rosalia, perché inizialmente si era anche detto
che era stato riconosciuto grazie alle ricostruzioni, a un programma apposito per l'invecchiamento rispetto alle fotografie che gli investigatori avevano di Matteo Messina Denaro, che risalgono al 92. In realtà, siccome il 6 dicembre avevano compiuto delle attività tecniche proprio nell'abitazione della sorella, che poi verrà arrestata, come sappiamo, vederla tutti i giorni, cioè, vederla ovviamente con le microcamere tutti i giorni, quando se la sono trovata quando si sono trovati davanti Matteo Messina Denaro, non hanno avuto dubbi, e chiedergli poi, questa è una pagina ormai di storia, chiedergli chi fosse, stato un atto dovuto. Lui ha tentennato e poi ha detto quella famosa frase: lei sa benissimo chi sono io. Peraltro il colonnello sarà ieri e oggi a Firenze proprio per commemorare le vittime della strage dei Gergofili. Allora, a pagina 3 ovviamente, questa intervista a pagina 2, a pagina 3 invece le ombre sulla strage. La mafia è stata aiutata nella bomba caricata sul Fiorino, rubato in via della Scala, esplosivi militari, gli intrecci tra l'estremista Bellini e la Sicilia, i nodi da sciogliere 30 anni dopo che ancora ci sono sulla strage dei Gergofili, è l'altro tema che analizzate con Stefano Brogioni. Sì, come dicevamo prima, anche nel libro ovviamente c'è spazio per questa ricostruzione, e vorrei ricordare che ci sono anche interviste sia a chi ha fatto le indagini, a chi ha svolto le indagini all'epoca, al procuratore Giuseppe Nicolosi, che con Chelazzi portarono avanti le indagini sulle stragi in continente, e ospitiamo anche un intervento del procuratore aggiunto Tescaroli, che è colui che sta cercando in questo momento di fare chiarezza rispetto a quello che accadde. Non è ovviamente notizia risaputa che c'è un'indagine che è stata avviata già all'epoca, poi archiviata, poi riaperta con vari step uno dietro l'altro, a carico dell'ex premier Silvio Berlusconi e di Marcello Dell'Utri. Quello su cui si deve fare ancora chiarezza, che sono rimasti dei punti d'ombra, sono, come dicevamo prima, il fallito attentato all'Olimpico, che venne pianificato proprio per uccidere i carabinieri e che poi venne abortito nonostante la mafia avesse la capacità organizzativa per mettere a segno quell'attentato, come aveva già dimostrato in quell'anno tra il 92 e il 93 più volte, e chi fu il suggeritore. Stefano Brogioni ripercorre quella pagina ancora piena di ombre sul suggeritore esterno Bellini di Avanguardia Nazionale, in contatto con Gioè, sarebbe stato colui che disse un magistrato si può sostituire, la Torre di Pisa no, e quindi indicò gli obiettivi raffinati del patrimonio storico e artistico d'Italia per ricattare lo Stato e cercare di allentare la pressione della legislazione antimafia che dopo l'omicidio di Borsellino era entrata in vigore. Allora, cambiando argomento, io direi di affrontare due temi. Il primo, ti volevo chiedere, visto anche la partecipazione che c'è stata alla vostra iniziativa sul confronto tra i candidati sindaco per il ballottaggio a Campi Bisenzio, che idea ti sei fatta? Non ti chiedo ovviamente di dire chi vincerà, però che idea ti sei fatta, diciamo, del confronto, dei programmi, della partecipazione in un ballottaggio, diciamo, per certi versi atipico, perché quello era un comune dove il centrodestra era in vantaggio alle elezioni politiche nel 2022, si era votato a settembre, il centrodestra, andando diviso, si è suicidato politicamente e ha spinto, diciamo, il centro-sinistra e sinistra 5 Stelle al ballottaggio. Cioè, era accaduto una volta nel 95 in provincia di Firenze, quando nella prima applicazione ovviamente della nuova legge dei sindaci, Rifondazione e IDS andarono al ballottaggio a Borgo San Lorenzo. Quindi, ballottaggio decisamente atipico, però volevo chiederti un po' di clima, di percezioni che hai avuto. Beh, molto sentito, sicuramente molto sentito, e la tua ricostruzione è perfetta, perché quello delle destre è stato un suicidio politico che noi abbiamo anche scritto, ci auguriamo che serva un po' anche di lezione per l'appuntamento elettorale poi di Firenze, perché abbiamo capito che se le destre vanno
unite e riescono a allontanarsi dai personalismi, a trovare una leadership comune, probabilmente hanno anche, anche delle chance. In questo modo hanno veramente vanificato una massa di voti. Ah, ci sono vari aspetti da tenere in considerazione. Innanzitutto l'accordo fatto con Nucciotti, che ha creato, come sai, svariate polemiche, perché Nucciotti si è accordato con il PD e questo ovviamente potrebbe spostare un po' l'ago della bilancia. Ci ricordiamo che si porta in dote comunque circa 2000 voti. Era anche forse l'accordo più semplice. Poi bisogna vedere anche sui temi, perché tra i vari temi di Nucciotti c'era lo stadio a Campi Bisenzio. Uno dei temi però secondo me più delicati per quella partita resta un po' l'aeroporto. Entrambi i candidati hanno detto durante il dibattito che la nazione ha organizzato per il ballottaggio un no deciso alla nuova pista di Peretola, quando però insomma sappiamo che i vertici del PD, insomma, la regione, il comune metropolitano, sono assolutamente a favore dell'ampliamento della pista di Peretola. Fabbri è sembrato molto determinato, qualora diventasse sindaco, comunque a opporsi dal punto di vista amministrativo alla realizzazione di questa opera, come peraltro Tagliaferri, di questo ne ha fatto ovviamente la sua campagna sin dall'inizio. Allora, l'altra cosa che ti volevo chiedere di commentare è questa foto con Stefania Saccardi, attuale vicepresidente della Regione Toscana, Italia Viva, non ha mai nascosto la sua volontà di candidarsi sindaco a Firenze, e Cecilia Del Re, ex assessore a Firenze, dopo ovviamente la vicenda, diciamo, della cacciata di Nardella, tutto quello che ne... Guardano insieme la partita della Fiorentina, la finale ovviamente all'Olimpico di mercoledì, e c'è chi ci ha visto di tutto in questa foto. Tu come l'hai interpretata? Beh, suggerisce tanto. Non credo che siano due amiche che guardano la partita insieme. E sappiamo benissimo, come dicevi, che Cecilia Del Re vorrebbe le primarie, perché e fare la corsa alla sindaco anche dopo lo strappo anche violento dalla giunta Nardella. E sappiamo anche che anche Italia Viva e quindi Renzi, che ricordiamo sono alleati in questo momento in comune, vorrà dire la sua sulla successione, vorrà provare quantomeno a dire la sua sulla successione di Nardella. Questa era una delle ipotesi che circolava, come sappiamo che la Del Re potrebbe fare sponda con Italia Viva, e il fatto che loro stesse abbiano pubblicato sui social questa fotografia suggerisce che ci potrebbe essere un accordo vicino. Allora, grazie a Erika Puntini, caporedattrice della Nazione di Firenze. Vi ricordo in edicola il libro che oggi la Nazione regala a tutti i lettori e alle lettrici in occasione del trentennale della strage di via dei Georgofili, le voci, i volti, il dolore a 30 anni dalla strage. Grazie Erika, buon lavoro e appuntamento in edicola con la Nazione. Grazie a voi, buon lavoro. Allora, oggi ovviamente tra le tante iniziative che ci saranno per quanto riguarda il ricordo della strage di via dei Georgofili, alle 21 l'anniversario sarà celebrato anche dall'associazione vittime dei familiari della strage, e sarà trasmesso anche il docufilm realizzato da Firenze Smart e Silfi e Comune di Firenze, che ricostruisce gli accadimenti di quel 27 maggio. Il docufilm si intitola Illuminando la storia, per la regia di Romeo Conte, è scritto ovviamente dai giornalisti con i loro racconti, Lira Abate, Stefano Fabbri, Simone Innocenti e Gianluca Tenti, che è con noi. Buongiorno Gianluca e ben trovato. Sa che abbiamo un problema con l'audio, se apriamo il microfono, eccoci qua. Lo sistemiamo intanto Gianluca, anche per raccontarci ovviamente appunto questo docufilm di Illuminando la storia. Eccoci qua, ci senti adesso? Certo. Perfettamente. Io vi sento bene, non so se vi arriva bene il mio messaggio, bene. Tutto a posto. Diciamo che è un work in progress, perché proprio stamani completeremo il nostro lavoro con un'intervista a Gabriele Canè, che è stato
il direttore del quotidiano La Nazione nel 92 e nel 93, anni molto drammatici. Abbiamo visto quello che è successo a Palermo, abbiamo visto quello che è successo a Firenze. È un piccolo, modesto contributo che abbiamo voluto dare alla città in una ricorrenza così importante, con l'auspicio che il risultato finale, oltre che proiettato sulla facciata di Palazzo Vecchio stanotte, possa trovare ospitalità, oltre che in alcuni festival che hanno richiesto, i festival ovviamente che trattano questi argomenti, anche nelle scuole il prossimo anno. Techerai, i Vigili del Fuoco, il quotidiano La Nazione, ci sono ovviamente le prime pagine anche di altri quotidiani nazionali dell'epoca che hanno raccontato quello che era successo, però ci è sembrata la centralità di questa storia, soprattutto la parte della ricostruzione giornalistica, che non ha alcuna pretesa se non cercare di dare un raggio di luce su quello che è accaduto. Ci sono tantissime iniziative, come hai giustamente ricordato. La nostra non voleva essere niente di più, niente di meno che un momento di memoria collettiva che inviti le persone a riflettere. Questo accade con i libri che vengono distribuiti in queste ore, e questo accade con la memoria che tutti i giorni deve essere accompagnata. Ecco, chiediamo a Gianluca Tenti, visto che il titolo è emblematico, Illuminando la storia, quali sono gli angoli più bui ancora da illuminare nella storia dei 30 anni dalla strage di Via Gergofili? Beh, diciamo che la magistratura ha fatto un lavoro straordinario, così come gli investigatori. Voglio ricordare, se mi consenti, le persone che più di tutte si sono impegnate in questo, da Pierluigi Vigna a Gabriele Chelazzi, ad Antonino Caponnetto. Sono tre fiorentini di differente estrazione che si sono interessati del caso, così come Nicolosi, che all'epoca faceva parte ovviamente del pool investigativo che da Firenze ha ricostruito la trama che parte da Palermo e arriva poi a Roma, a Milano, ovviamente a Firenze, e non è finita qui. Quello che manca è probabilmente un riscontro sulla presenza esterna di qualcuno che può aver in qualche maniera guidato, sia operativamente sia da un punto di vista di pensiero, quello che è l'attacco allo Stato. Ricordiamoci che nel 93 ci sono tanti altri episodi, alcuni ben affrontati, altri appena marginalizzati. Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, qualche anno dopo ricordò anche blackout, situazioni molto complicate che si vennero a creare nei mesi successivi, ovviamente, a quello che stava succedendo. All'epoca il Presidente, come ricordiamo, era Scalfaro, che era stato nominato fra le due stragi di Palermo. È un momento storico vicino e che toccò Firenze nel cuore. La famiglia Nencioni, lo studente Capolicchio, 40 feriti e quello che è stato poi il necessario per la ricostruzione. È giusto che ognuno abbia il proprio spazio, è giusto che l'Associazione dei Familiari delle Vittime abbia la centralità della manifestazione di stasera. Sono stati fatti tanti convegni, ma ogni singolo dettaglio serve per contribuire a ricordare quello che è accaduto. Lo faremo anche domani nel corso di uno speciale che chiaramente riguarderà questa rete televisiva, e mi farà piacere condividere alcuni di questi pensieri. Allora, grazie a Gianluca Tenti, appuntamento con Illuminando la Storia questa notte sull'arengario di Palazzo Vecchio, ricordiamo docufilm realizzato da Firenze Smart Silfi, dal Comune di Firenze, regia di Romeo Conte, i racconti di Lirio Abate, Stefano Fabbri, Simone Innocenti e Gianluca Tenti, che è stato con noi. Grazie, buona giornata e buon lavoro. E Gabriele Canè, consentimi di ricordare che è fondamentale questo passaggio, lo facciamo proprio stamani perché doveva essere tutta una sorpresa, ma come sempre le sorprese non riesci a tenerle fino all'ultimo secondo. Grazie a Gianluca Tenti. Grazie. Allora, voglio, ovviamente Gianluca ricordava anche lo speciale di domani che vedrà impegnata Toscana TV, canale 11, sul fronte ovviamente di due eventi. Da un lato il centenario della nascita di Don Lorenzo Milani a Barbiana, dove sarà presidente il capo dello Stato Mattarella, e poi appunto le manifestazioni che si terranno per il ricordo della strage di Via Gergofili. Mattarella sarà al Palazzo di Giustizia, ma domani sul canale 11 Toscana TV potrete ovviamente vivere, grazie a questo
questo speciale, questi eventi importantissimi per la città. Andiamo avanti con i titoli del giorno e in particolare ovviamente lo facciamo con il quotidiano Il Tirreno. Siamo all'interno delle pagine regionali, in particolare a Livorno arriverà dal New Jersey il ponte sul Rio Ardenza. Avviato ieri il cantiere a largo Cristian Bartoli, durerà 540 giorni. La struttura provvisoria sbarcherà via nave dagli States a luglio. E poi sgominata la banda degli scooter, chiesto il processo per 10 persone, 3 livornesi accusati di 17 furti, mentre in 7 sono indagati per ricettazione. I mezzi, quasi tutti Honda SH, erano stati nascosti in casolari e semirimorchi. Siamo a Firenze con Il Tirreno. Far West alla stazione, ora è emergenza rapine, è il titolo. C'è stata una terza aggressione nel giro di 10 giorni, i 2 responsabili fermati dalla polizia, uno è minorenne. Andiamo anche all'interno del quotidiano Il Tirreno di Prato con la notizia che riguarda i bus numeri al posto dei colori, la svolta di Autolinee Toscane, addio alla LAM, la rossa sarà 2 più un aiuto per i daltonici. Siamo anche ovviamente al sito notiziadiprato.it, molto seguito e apprezzato. Tentato omicidio in via Fiorentina, il marito lascia il carcere e viene ricoverato all'ospedale. Il giudice delle indagini preliminari ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in luogo di cura. La procura ha chiesto la perizia psichiatrica, la tragedia non avrebbe movente e si rafforza l'ipotesi di un gesto di impeto. E poi ancora sempre con i titoli del giorno per quanto riguarda ovviamente il quotidiano Il Tirreno di Empoli, presto la terza farmacia comunale nascerà nell'ex scuola di Villanova. La giunta eserciterà il diritto di prelazione sull'offerta fatta dalla regione. E finisce qua questo appuntamento di Refresh. Noi vi ricordiamo che torneremo lunedì puntuali come sempre a partire dalle 6:50. Da Andrea Vignolini a tutti voi l'augurio di una felice giornata. Allez.